Amici e amiche appassionati di ciclismo, benvenuti alla trasmissione odierna di Studio Toscana Sprint. Oggi sono due ospiti che sono legati tra di loro, perché obiettivamente uno direbbe, se si parla di ciclismo, sono due ciclisti, uno uomo e uno donna, e una donna. Invece è un altro discorso il vostro legame. Sono marito e moglie perché stiamo parlando con Mirko Selvaggi e la mogliettina da poco, da quest'estate, Rachele Piattelli, che è appunto ormai ha scelto di diventare la sua compagna per la vita. Quindi gli auguri se li facciamo ora, te li avevo già fatti su Facebook, però insomma è giusto averli fatti anche ora. E questo qui è il nostro piccolo, se vogliamo, regalino di nozze, perché è giusto aver fatto due chiacchiere come abbiamo fatto e come faremo anche con altri ciclisti toscani. Allora, benvenuti nel nostro studio. Mirko, domanda per il la Toscana, Bischera, come si sta da sposati? E poi lo chiediamo anche a Rachele. Si sta uguale come si conviveva già prima, già da un anno, poi si è deciso di sposarci e quindi non si è trovato tanta Non è differenza. che, ma la domanda ti Niente. faccio, ma l'avete fatto viaggio di nozze perché voi siete sposati in Sì, piena sì, estate? sì, sì, Ah, sì, quindi sì. hai proprio No, gettato la prima ho bici. finito la stagione al mondiale, ho finito la stagione 2013. Da lì 2 settimane dopo, mi sembra. Dopo 2 settimane siamo andati in viaggio di nozze. Si è fatto un mese dopo Un mese dopo, sì, il la matrimonio. sposalizia, il matrimonio. Rachele Piattelli, Rachele viene da una famiglia di ristoratori, ha un noto ristorante, La Baita, sulla collina di Marliana. Ecco, come si sta? Cioè, è facile essere moglie di un ciclista, perché ha detto Mirko che è già sua compagna da tempo. Però ecco, penso sì, vabbè, Mirko è simpatico, un ragazzo divertente, tutto quanto, però ci saranno anche momenti in cui non è facile sopportarli, perché ovviamente è uno sport, questo come tutti gli sport che fatti ad alto livello, dà dei momenti di esaltazione, può dare anche dei momenti di, Sì, come di dire, di delusione. tensione anche. Ecco, tu come li vivi? Io li vivo insieme a lui, cerco di seguirlo più che posso, di stargli dietro, però insomma, a volte stare lontani anche durante le corse, quando non posso seguirlo non è facile e magari non posso essere direttamente lì con lui per Ha tranquillizzarlo. bisogno lui di essere tranquillizzato? Come carattere? Come carattere no. No, ecco. Però io comunque sono molto protettiva nei suoi confronti, quindi cerco sempre comunque di proteggerlo e insomma, di assicurarmi che tutto vada Ma tu bene. prima di sposarlo e fidanzarti, insomma, stare insieme a lui, lo conoscevi il ciclismo come sport? No, Ecco, perfetto, no, zero. però è un mondo che ho conosciuto con E lui cosa ne pensi? e penso che è un bellissimo sport. Insomma, le mamme e le donne dicono che è pericoloso. Sì, è pericoloso, però cioè, è emozionante tantissimo, pericoloso, però non ci cerco di non pensarci a questo Ora, beh, aspetto. presto per dirlo, ma se aveste un bambino, domanda classica anche questa, lo indirizzereste a fare attività ciclistica o ci Sì, pensereste due volte? no, no, io sono pro al ciclismo, mi piace, è uno sport sano, vedo com'è cresciuto lui con i valori, con la sua famiglia sempre dietro e penso che oltre insomma essere uno sport è anche una cosa che unisce tutti, perché il babbo, la mamma, la moglie, cioè è un insieme, siamo una famiglia che si segue. Ecco, tu che gara hai seguito? Hai seguito qualche gara in cui c'era competizione? Correva Mirko Sì, o no? sono stata a Tirreno, a Camaiore, durante i mondiali, poi vabbè è stato bellissimo quando c'è Il stato il Giro giro. d'Italia qui a Montecatini che è stata un'emozione veramente Quindi uno sport forte. bello. Sì. Ecco, io devo dire, ho parlato ogni settimana, proprio ho fatto interviste anche con due mamme, che hanno detto, mamma mia, io al ciclismo, qualsiasi sport, ma al ciclismo neanche se mi spingono una pistola farei fare a mio figlio, perché circola robacce e tutte queste cose qui. E qui dico, Mirko, qui, vabbè, voi a volte i ciclisti danno colpa ai giornalisti, ma non è solo Sì. colpa dei giornalisti, perché se uno finisce sul giornale per questi motivi, qualche cosina sotto ci può essere. Però si può dire che, forse esagerano, le mamme Sì, pensano questo, perché anche altri perché sport non sono tanto, come dire, rassicuranti. no, per niente. Forse anche perché 15 anni fa, 20 anni fa, il ciclismo hanno chiuso l'occhio e quindi è stato presentato in una maniera un po' brutta, un po' non pulita. Per questo allora si fa sempre paragoni al passato e quindi non è buon pubblicizzato, però
essendo adesso nel ciclismo, essendo l'ambiente com'è e tutto, secondo me è uno degli sport più puliti, se non il più pulito. Ecco, diciamo che Pochi forse tutti i sport. bagni di sangue sono stati fatti in Sì, questi e ultimi anni, ora si stanno servendo. stanno. Sì, vengono, cosa, come ti posso dire, vengono Modificati. sì, su di noi, perché Beh, quindi diciamo che questo genere. anche tutti i controlli che vengono fatti, vabbè, passaporto e tutto, però noi siamo controllati al 100%, tra esami di controllo a sorpresa, tra esami Ecco. della cartella clinica, tra esami UCI, siamo Ecco, io devo ogni dire, mese. io Siamo faccio tre, quattro chiaro. controlli. Io faccio un po' l'avvocato del diavolo perché da una parte mi è No, no, capitato è di dover vero. scrivere, ma io Poi sì, c'è qualche testa calda sempre, c'è sempre. chiaramente. Però diciamo è In molto più tutte le chiaro. cose, sia nello sport che nella vita normale. In tutti i lavori, non C'è chi so. vuole barare e chi è Sì, invece onesto, diciamo, infatti. questo è verissimo. No, quello che dico io è che certamente, come stai affermando anche tu, diciamo qualche anno fa c'era un po' più, come dire, nessun, non dico nessun controllo, più altro c'era più gente che aveva pochi scrupoli, poteva avere vita facile. Poi lo scandalo Armstrong, tutte queste cose sono successe. Sì. Forse c'è chi dice ha fatto male al ciclismo, sotto certi aspetti, tra qualche anno potremmo dire che forse ha fatto bene anche al ciclismo, perché bene o male. Sì. Chi barava ora ci pensa due volte, anche perché poi al di là del male che ha fatto a se stesso Armstrong, altri, abbiamo parlato anche con i tuoi colleghi qui in trasmissione, cioè il problema veramente è se sono fatti male, si sono fatti male, diciamo, hanno fatto male anche a tutto l'ambiente, cioè nel senso che hanno gettato discredito su un ambiente che secondo me non lo meritava, anche perché, ecco, una cosa che voglio dire che non tutti sanno, tu hai accennato al discorso del passaporto biologico, dei controlli a sorpresa, e una cosa che secondo me, l'ho sempre detto, è inumana, è la reperibilità, Sì, chiaramente. Questo beh, immagino coinvolge anche la si è moglie, penso evoluta. che non ci Sempre. sia privacy, Siamo niente, tornati al perché. viaggio di nozze, il giorno la mattina dopo, alle 6, eravamo tornati alle 4, 6 e mezza è venuto un controllo. No, qui siamo a Se livello. eravamo in ritardo Sì. d'aereo Dell'aereo. o tutto, era una munizione. Io Mirko, Vabbè. sempre qui con i tuoi colleghi, ho avuto delle storie riguardanti le prioritarie che insomma fanno inorridire. E purtroppo è inutile dire, vabbè, c'è chi Si è dice, ma evoluto. il sport che ti piace è il ciclismo, quindi o l'accetti o niente. Dice, noi dobbiamo però guardare in casa degli altri. Però dobbiamo dire, uno butta lì, dice, facessimo una cosa simile ai calciatori, chissà cosa verrebbe fuori. Perché lo sappiamo, sono certi calciatori, senza fare nomi, Sì, anche sì, molto sì, sì. famosi, che fanno una vita abbastanza, Fanno come le belle dire. serate. Esatto, dissoluta se vogliamo. E quindi, ecco, quindi non spariamo sempre sul ciclismo, purtroppo devo dire, sì, è vero, chi è senza peccato alzi la mano, però le cose stanno veramente cambiando e questo lo possiamo dire un pochino noi che siamo all'interno dei lavori. E ragazzi come Mirko, secondo me Mirko Selvaggi sono un esempio, perché tu Mirko sei professionista dal 2008, però non hai ancora vinto tanti No. piazzamenti. Quindi questo, secondo me, ora non è che uno dice, vabbè, non ha mai vinto, quindi è pulito al 100%. Secondo me sì, però ecco, vuol dire che nel ciclismo si può vivere dignitosamente anche senza vincere. Basta dimostrare di metterci Sì. l'impegno, di lottare, di essere utile alla squadra. E quindi diciamo, non è che tutti devono essere campioni o campionissimi. Nelle squadre non siamo 22 corridori o 28 corridori, tutti 28 capitani. Ci vuole il suo capitano e ci vuole anche il suo gregario. Chiaramente. Ecco. E quando hai trovato il tuo ambiente, il tuo lavoro, la tua posizione, dopo ti devi sapere anche te come muovere nella squadra e tutto. A proposito d'ambiente, ecco, facciamo un po' la tua carriera a memoria. Tu sei Allora, passato il 2008 con la con squadra? la Unibet, che Bella. non si chiamava più Unibet per via di sponsor, che non veniva pubblicizzato, un problema tra usi e sponsor. E sì, e prese il nome Kostrup. Poi l'anno dopo sono andato con Martinelli all'Amica Chips, e poi dopo Astana, e poi sono rimasto sempre Vacanze Lei, fino adesso. Canzone, quest'anno sei con la squadra. Wanti, con la Wanti, che sarebbe un vino,
un binomio tra Vacanzolei e l'Accent Job, quella che era sempre in Belgio. Ecco, tu ti sei sempre trovato molto bene alle gare proprio del nord Sì, Europa, in Belgio, uno Francia. perché mi Come mai? piace, uno mi piace perché è vero ciclismo, dove si sente veramente il ciclismo in Belgio. Questo siamo Qui, d'accordo. perché in Italia sì, è bello il percorso, è bello il Giro d'Italia, però il calore che danno, il pubblico, Io sono stato una volta al Giro delle Fiandre, lì è tutto veramente è come più di un un'altra campionato cosa. mondiale il Giro Quando d'Italia. vai a firmare alla partenza del Fiandre, nella piazza di Bruges, sembra essere un concerto di Vasco Rossi, dalle No, persone poi che basta c'è. vedere anche il Fiandre sul percorso, la gente che Sì. c'è, sulle salite famose, gli strappi, Sì, insomma, Quaremont, Mont, Paterberg, Koppenberg. sì. E quindi diciamo che sono veramente, quella è l'università del Sì. E ciclismo, di un certo tipo di ciclismo, poi chiaramente. lassù impari veramente la scuola del ciclismo. La corsa più bella, non dico ancora non hai vinto, però quella, la corsa più bella che hai fatto o quella che ti è piaciuta di più in tutti questi anni di Per me professionismo? la corsa più bella che quando parto c'ha la pelle d'oca e anche quando parli della corsa è il Fiandre. Non sei solo a pensare così. Perché il Fiandre è una cosa, in tutto il percorso che è 270 km, ogni 100 metri non c'è uno spazio di 100 metri di tutto il percorso che non c'è gente. E Quindi quella è una anche più della cosa. Roubaix, se vogliamo. Sì. La Roubaix invece la parte delle foreste Anche la Marne, Roubaix è una Bjarnberg, cosa bellissima. le Carrefour dell'Arbre e così via, però insomma quella zona lì. Le corse, secondo me, le più belle sono la Roubaix e il Fiandre. In Italia tu hai corso, però non Sì, ho fatto tantissimo, diciamo. il Giro d'Italia, Tirreno, Sanremo, Lombardia, però non basta, perché Quest'anno che programmi pensi di avere? Perché quest'anno uguale allo scorso anno. Parto sempre dalla. Quest'anno parto un pochino prima, Mediterraneo, poi dopo vado al Algarve e dopo faccio la prima classica in Belgio at Nieuwsblad, che sarebbe chiamata in Italia l'Etfolk, e poi dopo faccio tutta la campagna belga, prima e seconda parte. Più che quindi altro mi punto sulla prima parte. grandi giri difficili. Penso il Giro d'Italia se hanno chiesto. Hanno fatto la richiesta, però non so se ci viene accettata. Però penso la Vuelta, il Tour, non lo so. Il tour Stai l'hai mai fatto? essendo. No. No. Sarebbe l'ultimo sogno, Sì, diciamo, sarebbe da un'altra bella coronare. corsa il Tour. Tu col caldo, mi ricordo, non Sì, vai no, no. male. Va bene, molto bene. Ecco, fra tutti questi anni tu hai conosciuto molti campioni. Sì, sono stato C'è in qualcuno che sei squadra. stato più in amicizia rispetto ad altri, con cui tuttora sei in grande amicizia? Ma io ho un buon rapporto con Vincenzo. Nibali. Con, sì, con Diego Lissi, con Vinokurov, perché ho avuto compagni di squadra. Ce ne tanti campioni, Veseman, che l'ho conosciuto come primo anno professionista. Poi Astarloa, che è stato campione del mondo, Sì, no, non mi ricordo, in Hamilton, in Canada. Vabbè, in Canada. Ce n'è diversi ora a dirli Gilbert, tutti. Philippe, sembra, l'ha Gilbert, citato prima, perché, sì, vabbè, come. Gilbert. Ecco, tu sei anche, come primato, sei più alto tra i professionisti italiani. Ah sì, tra gli italiani sì, Vabbè, ma quando secondo. vado a correre in Belgio mi sento vicino Vabbè, ora, anch'io. vabbè, c'è anche, se hai a che fare con Taylor Finney, anche lui è Anche molto lui è alto alto, quanto è me. più o meno. Anche Ma lui è di comunque, queste in zone Italia è qua, questo ci si primato, trova insomma, quindi. spesso in bici. Vabbè, no, a parte quello. E poi, non so se ti alleni sempre con Fabio Sabatini, con gli Sì, altri, sì, c'è sì, sì. sempre buoni rapporti. Siamo cresciuti Ma insieme. Toscana non nascono più i campioni. Ora c'è Ulissi che promette bene, però Ulisse è un bel. dovrebbe essere l'anno della Sì, consacrazione, dicono penso di quest'anno. sì. Poi? Aspettiamo. Ma certo, non è difficile rimpiazzare i Bartoli, i Cipollini e compagnia bella, Quelli insomma. sono stati i campioni con la C maiuscola. Quelli sono stati i grandi campioni. Tu con chi ti alleni? Campioni così ne nasce pochi, in un secolo. Con chi ti alleni solitamente tu come gruppi? Io mi alleno sempre con Mori, Sabatini, quando viene su da Donoratico, Lulissi, questo gruppetto qui, perché ora Wackerman, perché ora
siamo rimasti veramente pochi. Sì, molti emigrano, vanno in qua e là. Insomma, sì. Fai d'onorifico? No, niente. Quindi d'onorifico comincia la stagione, che inizierà il 2 di febbraio, di domenica quest'anno. Quindi, ecco, vabbè, nulla. Una cosa volevo chiedere invece a Rachele, la moglie. Ecco, qual è il menù preferito da Mirko? Quando è a casa, quando è in gara, veramente... È facile accontentarlo. Facci il menù. È tutto, tutto al vapore. Tutto al vapore. Sì. Niente la brace. La brace quando viene al ristorante, se no a casa devo mantenermi sul vapore. Mangia mica riso, no? No, facciamo il pesce con le verdure. Io, insomma, mi piace cucinare, quindi... Mi invento tutte le cose sane che fanno anche bene, perché, non solo a lui, anche a me. Io l'ho detto, sì, una domanda un po' retorica, perché prima di entrare in trasmissione ha detto anche Mirko che l'ho chiesto, ma Rachele ha mai corso in bicicletta? Dice, no, dice, però è un'ottima cuoca. Benissimo, quindi già si capisce perché diciamo, ha voluto sancire questo. Però anche la moglie bisogna... non è facile stare accanto a un corridore, quando torna alle 2, quando torna alle 4, quando torna alle 3, deve essere sempre pronta. Potrebbe dire, guarda, qui c'è da mangiare, scaldatelo da solo e buonanotte. Già capito. No, io l'aspetto sempre, quando è a per casa. Per questo... Anche quando, torna alle 3 io... Problemi di ingrassare non ne hai. Insomma. Sì. Vabbè. Ma il piatto preferito qual è? Fuori, diciamo, dalle gare, non per se... o anche dagli allenamenti? Ma il piatto preferito è la bistecca. Bistecca fiorentina. Sì. Lui viene da me apposta per mangiare la bistecca. Ma non è che è stato questo fidanzamento come matrimonio? L'hanno già detto fine. Questa cosa. Sei è stata già detta. E su un tozzo di pane troverai sempre comunque. Minimo. Parte di scherzi, no vabbè. Di fame muoio. No, quello. Infatti, a vederti sei sempre stato molto, molto, come dire, in linea, se vogliamo, con le caratteristiche di un ciclista. Il sogno e cassetto, Mirko, quale può essere? Sono nel cassetto di vincere una grande corsa e poi... Grande, non una corsa. No. Ecco. Io voglio sempre il massimo, mi accontento sempre e poi di fare una bella carriera, stop. Vabbè, ora sei già, dal 2008 sono già 6 anni, sei professionista. Quest'anno 7. Vabbè, 7, ma sarebbero tanti che firmerebbero per rimanere 7 anni. No, ora come ora non è facile. E poi non sei mai capitato, perché mi risulta un quadro che non pagano, come succede con altri a volte qui in giro. Quindi questo è già molto importante nel ciclismo come oggi. Io ho intervistato domenica scorsa Davide Cassani, che è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. Che rapporti hai con lui? Lui ti cita, mi ricordo, spesso anche a Giro d'Italia, sì, in fuga. Sì. No, con Davide ottimo rapporto, sì, quando, prima di partire alle classiche o al Giro mi intervista ogni tanto, un rapporto amichevole, così, non è che lo conosco molto bene. Ecco, come caratteristica, anche perché potrebbe essere interessante per te ottenere una maglia azzurra prima o dopo. Sì. Ecco, come caratteristica, come commissario tecnico, rispetto a Bettini, che differenze puoi trovare? Sai, sono due persone, anche Bettino non è che lo conosco molto bene, anche lui ci ho parlato qualche volta prima delle corse, prima delle partenze, ho avuto qualche colloquio così, però sai, Cassani lo conosco dal lato televisivo, dal ciclismo parlato e vedendolo nel Rai non sbaglia poco niente, anzi... delle belle telecronache. E speriamo le faccia anche da commissario tecnico, ovviamente. Spero, perché la maglia azzurra in Italia, campione del mondo. Il campione del mondo è da un po' che non viene vinta. Parecchi anni. Ma tu una nazionale ci potresti fare un pensierino? Parlavo dei mondiali di Ponferrada in Spagna, quelli del 2014, quest'anno che... Inizialmente sembrava un percorso molto duro, poi è stato addolcito. Non l'ho ancora visto il mondiale, perché deve sempre uscire, mi sembra. Poi l'hanno addolcito, hanno detto che l'hanno addolcito parecchio. Però l'altimetria non è ancora uscita. No, ma hanno detto che poco più, insomma, non è assolutamente duro, può essere aperto anche a passisti veloci, ma anche passisti semplici e così via. Fra l'altro l'unico problema, l'incognita, è che è una delle zone più piovose di Spagna, perché dice lì piove quasi sempre, forse, quindi diciamo potrebbe essere l'unico difficoltà, ma è stato quest'anno a Firenze, l'anno scorso a Firenze. Quest'anno a Firenze. Tu non l'hai seguita di persona, hai visto un po' la televisione? Sì, un po' la televisione. Avresti voluto esserci o no? Sì, perché... Rinunciamo a Caviaginozzi, scommetto. No.
insomma. No, non resti, ecco, qui è pericoloso. Se ti sente Cassani, dice, beh, visto, dice, allora... No, vabbè, parte di scherzi. Giorgi Nozzi è uno, eh. Vabbè, anche nei mondiali in Toscana. Sì, penso. Ho capito, ma già a fare la cronometra a squadre ero già contento. Poi il mondiale in Toscana era, no, duro, durissimo. Vabbè. Veramente da scalatori, scalatori puri. La fa domanda anche a te, l'ho fatta ad altri, a Gaggioli, a Visconti, insomma, ma lì ha sbagliato Valverde, è stato furbo, non voleva far vincere Rodriguez, e poteva vincere, secondo te, che lo conosci bene, Nibali, perché Nibali mi ha detto in un'intervista che lui era il più fresco di tutti e quattro. Dice, se arrivavano in volata tutti e quattro, aveva visto Valverde stanco, lui sentiva di poter giocare. Sì, poteva vincere. Secondo te. Però quando è partito Rui Costa, secondo me Valverde non pensava che riprendesse Rodriguez. Quindi non è che non li gesti per a croce, me non ha sbagliato. Non li getti a croce addosso, insomma, no. No. Sai, tutti vanno contro perché sai, Valverde è sempre arrivato secondo, terzo, eh. Però secondo me non ha sbagliato niente. Rachele, tu l'hai visto il mondiale? L'hai seguito? Sì. Anche l'arrivo? Sì, in televisione, mondiale, quello la cronometra squadra invece che ha fatto anche lui, con la sua squadra l'ho seguita tutta partenza, ho aspettato. Come siete arrivati? Quindicesimi. Importante partecipare, via. Siamo una cinquantina, però noi siamo partiti, non si è neanche provata così. È così, alla buona. Proprio. Alla buona. Senti, qui in Toscana, a parte, di professionisti, sì, sono molti meno rispetto a qualche anno fa. Molto, però molto. Sono tanti ex. C'è qualcuno che ti segue come amicizia, a parte Riccardo Magrini, vabbè, che si dice... Per Magro c'era cena anche ieri sera. Sì, vabbè. Magro ora non è più tanto magro. Diciamo. No, ora... No, è un po' solo... Ora si è messa a dieta, ma deve... Dice tutti gli anni, però. Sì. E vediamo. Fornaciari... Fornaciari anche lui vende gelati ora. Sì. Potrebbe essere un bel futuro, vende gelati, non so. No, non gli rubo il lavoro. No, assolutamente. C'è già lui. Assolutamente. Comunque, vabbè, Paolo è simpaticissimo. Sì, col Forna, Johnny, che sarebbe il Mori Massimiliano. E poi chi c'è? Che ogni tanto... Michele Bartoli, che viene sempre in bici con noi, va veramente forte. E Michele sarà il nostro ospite. Ma te puoi andare settimana. In Australia ancora anche te, perché sì, ma Michele sei magro proprio... Michele non ha smesso mai praticamente. No, veramente... Però verrà qui la prossima settimana, quindi sentiremo cosa ci dice. Insomma, quindi. Lui ora sta seguendo molto da vicino, ha detto... La Lampre, Ulissi, ma anche Betancourt, quell'altro sì. Ragazzo colombiano che vive in Toscana. Anche lui è un bel corridore. Del corridori, però in Italia, detto, cioè, speriamo questo Ulissi. Sì. Moser è un po' deluso, il nipotino di Francesco. Sì, insomma, deluso, è andato forte anche quest'anno, perché bisogna far conto che è ancora giovane, a 20... Sì, sì, no, quello sicuramente. 23, 24 23 anni. 23 anni, sì, sì. Quindi 23 anni... Quando si può sbagliare tutti, chiaramente. Insomma, sull'Alpe d'Huez, fare il terzo in cima all'Alpe d'Huez non è da tutto a 23 anni. No, no, infatti. Ma l'hai visto, poi tu hai corso anche le strade bianche. Sì. Ecco, bellissima gara anche quella. Sì. E l'ha vinta da dominatore. Infatti sì. Quello forse ha un po' illuso tutti, e all'inizio dell'anno e poi non ha dato seguito alla performance che aveva fatto, insomma. Ma per me è andato bene, molto, perché essendo 23 anni deve ancora crescere, tanto. E tanti ragazzi a 23 anni sono sempre dilettanti, che questo a 23 anni è arrivato già terzo, ha vinto l'Eroica, ha vinto il Polone, ha vinto sì, a 22 anni il Giro del Polone. Ma che abbia le doti non si discute. Bisogna vedere se riesce a dare un po' di continuità ora nel futuro, maturando chiaramente come tutti. Non è che richiediamo subito di vincere un Giro d'Italia. No, però secondo me per il corso di un giorno, nel giro di qualche anno... Ecco, il problema resto per l'Italia è le gare a tappe. Le gare a tappe... C'è Nibali. Nibali, Ulissi, poi... Ce n'è poche gare a tappe in Italia. Vabbè, quello sì, forse... Tu non sei mai stato per le gare a tappe. No. Gare di un giorno, volata poco. Non volata, mi posso piazzare. Ma ecco, una tattica per vincere una grande gara, come hai detto te, quale potrebbe essere? Arrivare da soli. Sì, ecco, ma no, aspetta, ma non c'è, proprio il gruppetto non lo prendi in considerazione. Eh? Un gruppetto. Sì, perché
Un pozzo vivo, insomma, questa gente. No, ma volate di gruppo posso farne 10 tranquillamente, non è che sono fermo. Infatti. Però sai, bisogna vedere chi è più stanco alla fine. Quanto hai speso nella corsa, quanto tutto. E tu sei migliorato come resistenza in questi anni? Ti senti migliorato? Mi sembra di sì, perché in finale in tutte le corse sono sempre là davanti, quindi nelle corse che contano, quindi mi sembra di sì. Milano-Sanremo ti piace a me gara? Quest'anno sì. Non ho indurito un pochino? Sì, Milano-Sanremo non mi fa impazzire come corsa, perché è lunghissima uno e poi c'è quei 200 km fino al Turchino che non finisce mai. Tutta strada diritto e quest'anno è stata, mamma mia. Con la neve, c'eri? C'ero. Quest'anno, l'anno scorso. Era anche davanti, purtroppo, ecco. Per... E lì non si poteva andare avanti. Il cance avanti. Si levò il manicotto su in cima alla cipressa e mi si incastrò nella ruota, ero nel primo gruppetto. E lì mi giravano. Fortuna anche. Conta ogni tanto. Ogni tanto per fortuna, vado. E comunque anche lì, diciamo, faceva veramente freddo. Sì. Ecco. C'è gente che rischiava il congelamento. Sì, ho visto le facce. No, queste cose poi comunque si mettono in conto chi fa il ciclismo. Io non so, io penso che Rachele avrà seguito la televisione quella gara. Sì. Lì, ecco. Lì cosa pensa una persona, una donna che vede questi ragazzi? A parte che quando mi ricordo interruppero la corsa lì. Sì, si monta sul e io non pullman. Sapevo niente, quindi praticamente non li vedevo e non capivo. Poi insomma, poi mi chiamò, mi prese quasi paura perché disse come, ma mi chiama in corsa. Non è stata una bella giornata per me. Però secondo poi, insomma, te, secondo voi, è giusto far correre, perché vabbè, uno dice il ciclismo è uno sport non per signorine, è sempre stato detto così, però anche il Giro d'Italia, le tappe in montagna, quelle annullate, Nibali che ha vinto sotto la bufera di neve, cioè, secondo voi, lo dico prima a te come moglie, anche come donna, che insomma, ha una persona che è in gruppo e così via, poi a te, ma è giusto far correre degli atleti uno sport in queste condizioni? Secondo me a volte lo fanno per in condizioni audience. Troppo estreme per fare audience e non è giusto, perché comunque sono, cioè, esseri umani e veramente sono a volte, io non so come fanno, sono provati quando arrivano. Ipocrisia dare addosso per il doping e poi sottoporre delle fatiche del genere. Sì. Cioè, dovrebbe essere una cosa un pochino più misurata. Tu Mir cosa ne dici? Sì, anche io uguale. Quando c'è delle tappe che sta nevicando e è freddo sotto lo zero, tipo 3, 4, io mi sono ritrovato anche a meno 9 e dovevo fare 170 km. Vento, acqua ghiacciata a meno 9, una cosa. Io non ti difendi in nessun modo, puoi mettere qualsiasi. Puoi mettere anche il mammut addosso, che tanto il freddo e ce l'hai, ti rimane addosso una settimana. Qual è la cosa peggiore per un ciclista? La neve, vabbè, a parte quello. O il caldo, no, anche quello. Il vento e neve. Vento e neve. Sì, e temperature sotto lo zero, come quest'anno, le classiche. Forse una classica si è fatta dalla temperatura da 0 a 4 gradi. Poi quelle altre tappe era. Quelle altre classiche, freddo mai visto. Speriamo che la stagione migliori, anche se per ora l'inverno non è per ora si sta da Dio. 14 gradi. Poi lo fa pagare. Sì, a febbraio, quando c'è l'inizio delle corse, zero, sotto zero. No, speriamo di no. Ecco, diciamo questo, abbiamo già parlato prima di quelle riguardo poi i controlli. Forse anche fin troppo fiscali nel ciclismo con il discorso reperibilità e così via. Ecco, nel ciclismo attuale tu hai seguito un pochino tutte le categorie da giovanissimi in su. Sì. Cambieresti qualcosa? Cos'è che non va? Se c'è qualcosa che non va nella struttura del ciclismo attuale a livello organizzativo e anche federale? Ma io sono sempre stato nelle squadre che non ci hanno mai fatto mancare niente, sia da giovanissimo nel Montecatini che non c'è più, col Mazzoncini. Poi sono andato al Cintolese che ci trattavano come essere professionisti, ci facevano tutto. Ecco, ma è un bene quello, perché poi uno si abitua, no. Si abitua male da quando è giovane e poi quando infatti passa. Io mi sono trovato sempre, ho avuto sempre il top. Allora hai fortuna. Cintolese, poi dopo siamo andati all'Embassicargo col Viviani, anche lì era super organizzati. Io ti posso dire una cosa, cioè,
praticamente tu non avevi mai vinto una corsa, mi ricordo, e io mi chiedevo sempre, ma questo selvaggio come fa ad andare avanti? Non sa mica raccomandare. Scherzo, sì. Naturalmente. No, no, no. Io ho iniziato a vincere a dilettante. Esatto. L'ultimo anno. Però sono sempre... Non ho mai vinto, ma mi sono sempre fatto vedere. Questo vedete. Piazzamenti ne ho fatti tanti, ma tanti tanti. L'ho detto scherzando, non perché no, non ti stimi. No. Però devo dire che nel ciclismo, e non è che voglio fare il saputello, però molte volte non conta nulla aver vinto 30 gare una stagione da giovanissimo o da esordiente. L'importante è quando sei esatto, in corsa esatto. E nel momento chiave della corsa, te sei a fianco al tuo capitano e gli dai quella mano giusta, sei un capitano serio, è vero, contraccambia sempre. Questo vuol dire, vedete, questo è umiltà. Umiltà è sapere anche, come dire, conoscere i propri limiti e anche essere disponibile a sacrificarsi per gli altri. Quindi questo secondo me è il tuo segreto. No, essere umile è la cosa basilare. È una cosa nello sport, se non sei umile, va da poche parti. Vai. Poi in Belgio, abbiamo già detto, è l'università del ciclismo. Tu sei stato anche all'Astana, che ora si può dire la squadra top a livello mondiale, con Nibali e tutti gli altri. Ecco, Aru, un altro ragazzo molto in gamba, da tenere d'occhio, che potrebbe essere buono. Ce n'è diversi italiani che speriamo. Non mi sono dimenticato. Ecco, qual è, anche lì, l'Astana sta ottenendo ottimi risultati. Cos'è il segreto? C'è un segreto, anche lì, chiamo segreto, ma penso sia organizzazione più che altro. Sì, l'organizzazione. L'Astana si può dire il Barcellona e il Real Madrid del calcio. Lì è veramente una super squadra. Tu ci sei stato un anno. Che ricordi hai di quell'ambiente? Buoni, perché ho conosciuto i migliori corridori e ho anche imparato tante cose, fatte le crone e tutto. Buona scuola. Di chi comanda è Vinocolo? Sì, Vinocolo, Martine e Schaeffer. Quindi sanno cosa fare, sanno a chi rivolgersi e punta molto sugli italiani loro. Sì, ora Nibali è come corsa a tappe è più forte al mondo. Ecco, visto che siamo a inizio stagione, fra poco inizio stagione in Australia col Tour Down Under, che tu hai corso, fra l'altro. Sì. Bel ambiente in Australia. Sì, si sta bene, caldo, percorsi non durissimi, tappe corte, lì non si dura tantissimo fatica. Si sta bene, con le prime corse. Ecco, ti voglio dire, ma facciamo un pochino i giochini di inizio stagione pronostici, divertiamoci. Cioè, non ti dico, te hai già detto il tuo programma e vinci una grande corsa. Quindi speriamo. Vediamo quale, poi non vedremo a fine stagione. Ecco, allora, Milano-Sanremo, chi potrebbe essere favorito quest'anno? Favorito? Gilbert. Anche perché Gilbert reduce una stagione molto negativa. Sì. Poi le classiche del nord, anche lì Gilbert pensi potrebbe Bone, anche lui altra stagione da dimenticare. Giro d'Italia sembra che ci siano pochissimi corridori quest'anno. Scarponi, Ulissi no. Diego. Poi forse Joaquin Rodriguez che viene. Se viene anche Rodriguez, ma quello che vedo più per il percorso e per tutto Scarponi. Per lui costa dove lo mettiamo? Se dovesse venire può darsi che venga con la Lampo. Sì, ma non per la classifica. Penso per non per la classifica generale. Vedo meglio Ulissi. Okay. Secondo me se Ulissi, vedendo l'ultima stagione che ha fatto, è un buon auspicio. Per non ci sono tappe in Toscana, quella più vicina arriverà a Sestola se vogliamo. Sì. Quindi, che è una bella tappa, fanno il passo del Falco, sì. Falco sì, sì. Che non è facile. No, pendenza media ho visto 6%, comunque 6,5%. Tour de France, grande duello Nibali-Froome. Quintana secondo me ha 50 anni. A vederlo in faccia, no, scherzo. Tutti i colombiani sembrano più vecchi. Sembra molto più vecchio, davvero, a vederlo in faccia nell'intervista. Comunque, a parte gli scherzi, Quintana può fare un bel tour. Sì. Nibali-Froome sarà una bella lotta, cosa dici? Bellissima lotta. Wiggins però potrebbe far perdere più il giro a Froome che non... Che meraviglia. Ma lo dicono. Poi, mondiale? Anzi, sarebbe la Vuelta, ma la Vuelta tanto è un po' una lotteria, se vogliamo. Il mondiale? Mondiale vediamo prima il percorso, poi... Spero un italiano.
Te maglia azzurra proprio non ci puoi puntare, non lo sai. Se chiama, se vuoi forte, mi merita maglia azzurra, ben venga. Speriamo, te l'auguriamo Mirko, siamo in chiusura. L'ultima cosa a tua moglie, Rachele. Rachele, ecco, abbiamo detto, lui ha detto i suoi obiettivi. Il tuo sogno qual è? Ormai che hai visto un pochino il mondo del ciclismo, c'è una gara che a te piace più delle altre? A me piace la Roubaix, ecco, vedi. Tutte corsette. Tutte noccioline. Vabbè, comunque non sarebbe una piccola corsa neanche. No. Sempre di pietre si parla, sì, come sì, il pavè, sì. Come sì. Fiandre, come... Quelle nel pavè comunque mi piacciono più anche a me. Non consiglio, stai attaccata a ruota di Cancellara per la Roubaix e poi se ne riparla. Non tirare un metro. No, vabbè. No, d'accordo. Bene, ti ringrazio Mirko. Allora, Mirko Selvaggi, ringraziamo per averci fatto visita oggi. Ringraziamo Rachele Piattelli, sua signora. Grazie. Rachele Selvaggi, e vi auguriamo di poter festeggiare quest'anno veramente la prima grande vittoria di questo idolo di Montecatini, anzi Vianova Pievagnevole, che però abita a Montecatini. Interland di Montecatini. Va bene, benissimo. Grazie a tutti voi per averci seguito fino ad ora. Appuntamento alla prossima settimana con Studio Toscana Sprint. When everybody's stealing by John O'Fanny.